Visita oggi il mio nuovo store online www.xyuder.it. Tante magliette, felpe, prodotti stagionali e ad edizione limitata. www.xyuder.it, mi raccomando, e ovviamente codice creator Xyuderone. E adesso torniamo video... a girare nel chill. 6147, vai. Contro Odim Korib dei Piquisao. Su brasileiro. Sou brasileiro, Piquisao. Sou brasileiro. Ok. Non era il mio cycle, quindi è andata meglio del previsto. Non mancava il golem lì davanti. Vediamo un pochettino se riusciamo a farlo con il cycle giusto. Vediamo cosa succede. Non dovrebbe essere troppo complicato. Dragone giù. Non è un problema che mi sta bloccando quello. Andiamo. Vai. Vai, 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 vai. Easy. We are in. Proviamo con la zap. Vediamo se cambia qualcosa. Andava sui pipistrelli, giustamente la zap. Non ci ho pensato, non ci ho pensato. C'è la guaritrice che sta curando tutto il mondo. LOL. Sì, ciao. Sì, sì. No, vabbè, raga. La guaritrice non ha senso, raga. Questo sta ancora continuando a difendere. Ti preparo un attacco a destra intanto mentre lui fa le sue cose. Sì, sì, tu fai le tue cose. Io c'ho il drago al 12 che ti sta tipo distruggendo la torre. Questo è solo per il counter di queste due truppe. Ma adesso gli faccio l'attacco a sorpresa. Via. Via. Andiamo. Andiamo. Vediamo come difendi. Sì, forse non hai visto i due draghi elettrici. Credo che tu non te ne sia accorto. Andiamo a chiudere, ragazzi. Ce la facciamo a chiudere? Non chiudiamo? Oddio, il miner ha giocato un po' corto, eh. Ciao, biondo. Ciao, biondo! E allora andiamo, ragazzi, alla volta dei 6200 trofei. Manca davvero pochissimo, sarebbe il record stagionale mio per adesso. Contro Soul, che apre subito cattivissimo qui purtroppo. Devo giocare un drago elettrico, vediamo se riusciamo in qualche modo a fare qualche cosa per evitare il peggio, ma è impossibile, un attacco devastante gli consente di entrare senza nessunissimo problema. Serve la zap sul suo drago elettrico, ma non è possibile, non è possibile counterare, forse sì, piano, non sappiamo, non sappiamo. Andiamo a fermare il miner! Andiamo a fermare il miner! Speriamo non abbia una fireball! 41! Non posso fare più nulla! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Le frecce! Let's go! Oh my God! Che game! What a game! What a game! Siamo già dentro nel prossimo game, iniziato da pochissimi secondi. Una classica apertura, attenzione, i draghi sono messi a dura prova dalle sue difese. Tesla, arciere, ha giocato anche uno spirito del ghiaccio, ma noi siamo riusciti comunque ad entrare. Oh shit, dico semplicemente oh shit. Andiamo a difendere subito con i due luridi cavernicoli scelti sul suo arco.
cavernicolo veramente cattivissimo che ha tolto il problema. Mi è costato tanto, mi è costata tanto questa difesa, ma anche lui ha giocato il cavaliere che non è entrato nella torre. Vediamo di riuscire a fare bene. Manca davvero poco. Direi di aprire subito con il dragone. Drago inferno dietro. Carichiamo l'elisir per il nostro attacco principale. Golem in questo momento. Guaritrice. Aspettiamo la sua Tesla. Il drago deve assolutamente loccare la sua Tesla. Purtroppo c'è un problema tecnico. Si chiamano scheletrini. Ma riusciamo a tirarla giù e andiamo dentro con la furia. Dentro con la furia. Il drago. Speriamo locchi la torre. Non l'ha loccata. Ha loccato però il cavaliere. Ora si sposta sugli arcieri. Molto bravo lui. Molto bravo lui a deviare l'attacco principale sulla torre. Non posso fermarmi, non posso fermarmi, non posso fermarmi. Ho bisogno che questi picchino sull'arco. Ho bisogno che picchino. Ah! Scheletrini davanti e poi tronco. Ma i due lauri dei cavernicoli non hanno paura. Non dovrebbe avere molto elisir. Ne basta uno che attacca. Ne basta uno che attacca. Ha tirato una hit. 1939. Prepariamo il vero attacco adesso. Servono entrambi i draghi. Guaritrice dietro. Sto preparando tutto. Il drago inferno tutto sinistra. Lui ha già dentro la Tesla. Il drago elettrico dietro. Andiamo. Seconda guaritrice sotto. Seconda guaritrice sotto. Cavernicoli dentro. Cavernicoli dentro. Non sappiamo se stiamo entrando oppure no. I cavernicoli. Lui gioca degli arcieri. Per disperazione abbiamo anche una furia e possiamo andare a demolire la sua torre di sinistra. Che deck, ragazzi. Oh mio Dio, è un devasto totale. È un devasto totale. Insomma, ragazzi, io spero che vi siate divertiti anche nel video di oggi. Stiamo cominciando a imparare bene l'utilizzo dei barbari scelti. Mamma mia, quanto fanno male. Ovviamente se il video vi è piaciuto un bel like, lasciate qui sotto un commento. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!